Ultima gara del girone 4 di Coppa e due risultati favorevoli per la Sestese, forte di un gol di vantaggio rispetto ai padroni di casa della Solbiatese. La squadra ospite mette in chiaro subito di non voler regalare nulla e crea la prima occasione con il destro da fuori dell'onnipresente Alfano. Risulta invece troppo morbido e centrale questo tentativo dal limite di Mondoni in campo con Pandiani e Becerri nel tridente di casa. Proprio quest'ultimo apre le danze sfruttando al meglio il cross dalla destra di Daniele Lonardi, esultanza rabbiosa per l'ex vergiatese al secondo gol in Coppa. Lo svantaggio non scuote la Sestese che si affaccia in maniera pericolosa in area avversaria, come fa vedere qui Di Lernia, bravo a girarsi su Parini. Poco dopo, su questo corner, il numero 9 è poco lesto su questa sponda di un compagno e Novello mura un gol che sembrava fatto. Si chiude quindi con una Sestese arrembante, un primo tempo che lascia presagire una ripresa ricca di emozioni. Maggiori spazi infatti e rapidi capovolgimenti di fronte mettono a dura prova le difese, qui bene quella della Sestese sul passaggio dentro di Aurelio Mondoni. Prova invece ad essere velenoso qui Pellini sul conseguente corner. Il regista è autore anche dell'assist che mette in discesa la gara e discorso qualificazioni per i suoi, il 2-0 è firmato Daniele Lonardi. Gol subito e reazione Sestese con Di Lernia che impegna Dominici in questa occasione. Il portierino che si salva su questo colpo a botta sicura di Mazzucchelli ancora grazie alla corazza chiamata Novello. Più bravo poi a Melotti a mettere in angolo. Dalla panchina Gennari inserisce Torracca che su cross di Mezzotero sfiora il gol di testa. Un salvataggio provvidenziale arriva questa volta in area Sestese. È Sessolo a dire di no a May. Cresce intensità e numero di occasioni, ancora Torracca alla ricerca del gol da fuori area. La Sestese fa sentire il fisico con Ferraro, è lui ad aprire questo batti e ribatti in area, risolto da Mazzucchelli al 39esimo. Un gol per qualificarsi e la Sestese ci crede, l'occasione giusta capita sul piattone di Femminò, ma respinge Lorenzo Lonardi e la Solbiatese regge. Il punto esclamativo lo mette Aurelio Mondoni che al 93esimo trova il pallone là dove non può arrivare Castelli e a passare il turno e attendere la Vergiatese sarà quindi la Solbiatese di Gennari.